seconda inaugurazione per le Stanze delle Meraviglie a Villa Giulia e nuovi artisti in esposizione. Ma partiamo proprio dall'inizio, come è andata la prima parte? La prima parte è andata molto bene, direi proprio che è andata meglio del previsto. Abbiamo avuto il pienone all'apertura e un'affluenza continua, lenta, non troppo affollata, ma continua. L'essere in questo posto così bello significa che gli amici vengono volentieri, i parenti anche, ma anche i semplici turisti che entrano perché lo spazio è troppo bello, affascinante. E le opere ben si integrano appunto con queste stanze. Che cosa si potrà ammirare ora? Abbiamo di nuovo una trentina, un po' più di 30 artisti. Molti, la maggior parte sono italiani, alcuni sono della zona, della città e dei paesi intorno. Ne abbiamo anche alcuni stranieri. Sono molto diversi tra loro. Diciamo che è difficile venire e non trovare qualcosa di proprio gusto, perché le opere sono molto diverse tra loro. Sono tutti artisti professionisti che hanno una storia alle spalle, uno spessore di cui vale la pena. Insomma, noi nel catalogo abbiamo voluto dare precedenza all'immagine, quindi la biografia è molto ristretta, è una nota biografica, però già lì si vede che queste persone hanno un certo spessore. Se non altro per curiosità io ci andrei, insomma. Tra l'altro la mostra sarà aperta fino a quando? La mostra sarà aperta fino al 30. Noi apriamo ogni settimana dal mercoledì alla domenica compresa e venerdì e sabato anche dopo cena. Oltretutto in questa settimana abbiamo dei workshop sia per adulti che per bambini. Abbiamo degli incontri con degli esperti e un incontro è sul senso delle Wunderkammer in Italia e in Europa. L'altra è sulle icone giapponesi, della poesia giapponese. Insomma, diciamo che anche lì ce n'è un po' per tutti i gusti.